Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Oggi video su Fortnite, ma solo per farvi capire tutta la situazione. Ad agosto, Nan Mooney, community manager di Epic Games, casa produttrice del famosissimo Battle Royale, aveva svelato su Reddit che la software house fosse al lavoro su un sistema per riconoscere i player che utilizzano mouse e tastiera su console. Grazie a questo sistema di riconoscimento, stando alle parole di Mooney, sarebbe stato possibile addirittura dividere il matchmaking. I giocatori che preferivano utilizzare le tipiche periferiche da computer sarebbero stati inseriti direttamente proprio nella ricerca matchmaking PC. In parole povere, hai mouse e tastiera su PS4 o Xbox One? Allora ti mettiamo in condizione di giocare ad armi pari con chi le usa su PC. Questo perché ormai si sa, se in un FPS si scontrano un giocatore con il controller e uno con mouse e tastiera, quello col controller è un uomo morto. Tantissimi player di Fortnite, sia su Xbox One che su PS4, negli ultimi giorni hanno segnalato dei messaggi di errore apparsi in gioco. Aspettate, tra poco arriviamo al punto. A quanto pare il sistema anticipato da Mooney è entrato in azione con ancora più prepotenza. Questi giocatori infatti avevano in comune l'utilizzo di periferiche XIM, che per chi non lo sapesse sono in grado di confondere le console, imitando l'input di un normale controller, ma permettendo l'utilizzo di mouse e tastiera, in modo da aggirare le limitazioni imposte dalla software house. Come funziona? Il sistema è in grado di riconoscere i movimenti impossibili da attuare con un pad. In tal caso il player viene istantaneamente cacciato dalla partita ed è costretto a riavviare il gioco. Ma allora cosa c'entra Rainbow Six in questo discorso? Ecco che arriviamo al dunque ed a ciò che ci interessa in prima persona. L'utente Chief Redbat ha tirato in ballo l'argomento nel subreddit di Rainbow Six Siege, riferendosi proprio alle situazioni di cui vi ho parlato, ed ha ricevuto risposta dal nostro community developer, Craig Robinson, alias It's Happy. Stando ai suoi commenti, anche la Ubisoft si sarebbe finalmente attivata per affrontare al meglio questo problema, soprattutto dopo le numerosissime segnalazioni ricevute negli ultimi mesi, che hanno visto aumentare in maniera esponenziale i player che utilizzano mouse e tastiera su console. Dunque, Fortnite e Rainbow Six sembrano aver preso la stessa strada nella lotta ai player considerati cheater sia da Epic che da Ubisoft. Alcuni sviluppatori stanno lavorando sulle interfacce di programmazione che permettono di riconoscere questi dispositivi. Le strade percorribili, sempre secondo i CEPI, sarebbero due al momento. La prima consisterebbe nel bloccare totalmente l'utilizzo di tali periferiche, costringendo i player ad usare solo i joystick su console. La seconda invece è più moderata e dovrebbe prevedere la creazione di un matchmaking apposito riservato a coloro che fanno uso di mouse e tastiera, mettendoli l'uno contro l'altro. Purtroppo il community developer ha evitato di parlare dei tempi di sviluppo e quando gli è stato chiesto ha chiarito che sarà necessario ben più di un mese prima di avere ulteriori notizie al riguardo. Io resto speranzoso e mi auguro di poter scoprire di più a ridosso della prossima season e comunque prima dell'anno 4 di Rainbow Six Siege. Il problema sta diventando abbastanza antipatico ed urge una soluzione. Sono però contentissimo di aver avuto la conferma ufficiale sul fatto che Ubisoft abbia iniziato a concentrarsi sulla questione e non vedo l'ora di potervi dare altri aggiornamenti. Vi lascio però con una domanda e vi invito a discuterne nei commenti. Quale delle due soluzioni vi piacerebbe di più? Blocco totale di queste periferiche o matchmaking separato per chi le utilizza? Personalmente credo che la seconda strada, ovvero quella meno drastica, sia anche la più interessante. Vuoi usare mouse e tastiera su console perché sia PS4 che Xbox One ne permettono l'utilizzo? Benissimo. Allora affronta ad armi pari chi gioca con le tue stesse periferiche e vediamo come te la cavi. Sono però curioso di scoprire cosa ne pensate voi, quindi mi trovate giù nei commenti. Lasciate un bel like al video, condividetelo con tutti i vostri amici e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima.